Ciao donzelline, buonasera. Allora, ho fatto subito un altro video perché l'ultimo non è piaciuto molto a me e non mi sembra sia piaciuto molto neanche a voi. Comunque era effettivamente un po' noioso. Oggi vi faccio vedere l'outfit con cui sto uscendo. Vi faccio vedere un look piuttosto rock, soprattutto per alcuni dettagli. E vabbè, valuterete voi, vedrete tutto fra pochino. E per quanto riguarda il trucco, questo trucco semplice, piuttosto metallizzato, spero che vi diate qualcosa. Fatto sta che ho usato il quad metallizzato della MUA e sempre un pigmento tipo, boh, un pigmento della MUA. Vi lascio i nomi qui sotto, magari li andate a vedere sul sito. E poi basta, passiamo al resto. Questo look si basa essenzialmente sugli accessori, che sono fondamentali, anche perché c'è un total black liscissimo e quindi insomma gli accessori sono importanti. E di accessori ho questa collana, che è quella che mi ha regalato il mio ragazzo per Natale, è in metallo, lega di metallo, cioè lega di metallo, non so di preciso cosa sia, è leggerissima. Poi ho questi guanti, sono a dita tagliate, ricoperti di borchie, finiscono sul polso con uno strappo. Questi li ho comprati a Camden Town a Londra. Per il resto, a parte la collana, i guanti e lo smalto rosso, ho come altro accessorio questa clutch che ho comprato negli stessi giorni di questi guanti a Londra e mi sono accorta di aver perso una cerniera. Sono andata a ricercarne, ma non ne vendono e quindi niente, le toglierò tutte per eliminare la differenza e basta, mi arrendo. E poi addosso invece ho questo maglione di H&M, che è un maglione liscissimo. C'erano anche gli ultimi saldi a sconto a 5 euro, comunque di boh, lana tra virgolette, drittissimo, liscissimo, a maglia stretta. Il collo deve essere a barca piuttosto accollato, anche perché sennò si perde il contrasto tra la collana e appunto il tessuto nero. Sotto ho questi leggings. Questi leggings secondo me sono favolosi, sono fatti a strisce irregolari tipo a spirale di simil pelle invece tessuto trasparente, e questi li ho comprati da Romwe e li ho pagati tipo 16 euro, anzi 16 euro sicuramente. Poi ai piedi i Dr. Martens, che finora ho avuto a Bologna, invece me li sono riportati giù, e quindi i miei Doc. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi prego di lasciarmi i mi piace, i pollicini in su. Se non vi è piaciuto, evitate di mettere il pollicino in giù. No, sto scherzando. E vabbè, fatemi sapere e ci si vede al prossimo video. Ciao, donzelli.